Però ci sono delle cose del tuo passato di lavoro che moltissime persone che sono qua non ricordano, non conoscono. Ci sarà un motivo. No, perché alcune cose non sono memorabili. Ma non è vero, non è vero perché sono quelle cose che uno poi non trova nei libri di cinema, non trova nelle storie, sì, nelle storie del cinema. Ma non c'è, perché c'è delle storie che lo so che stai scherzando. Basta che non incominci subito con Rain Man, non cominciare subito con Rain Man. E però lì ci sono degli aneddoti che più tardi. No, ma te lo chiedo subito. Però ci sono degli aneddoti che abbiamo avuto occasione qualche anno fa di fare una lunga conversazione in pubblico. Le persone non conoscono, cioè così come alcuni provini con un'importante attrice. E loro fare così lo conoscono. Ma certo, torniamo un pochino più indietro, invece lo dicevi prima. Sono gli anni 80 e tu vieni coinvolta, no, dentro questa macchina del cinema, il film della Bertnewt, il tuo primo film. Sì. Lo so che l'hai detto molte volte, io fingo di non sapere la risposta, questa è la simulazione della conversazione. Come è arrivata quella proposta? L'hai accettata immediatamente? Che cosa è accaduto? Portaci lì quando con te. Al mio primo film. Sintesi. Avevo 16 anni e mezzo, abitavo in Grecia con la mia mamma e mio fratello e mia nonna. E ero in Italia a Pasqua per vedere il mio papà, che invece abitava a Napoli. E facevo da un paio d'anni la modella, pur andando a scuola naturalmente, e ho unito l'incontro, appunto vedere mio padre, con poi andare a Roma a fare un servizio fotografico, che non mi ricordo chiaramente cosa, ed ero a casa di mio zio Enzo e di mia zia Mimma, ecco vi dico tutto, e avevamo pranzato prima che io ritornassi andassi all'aeroporto per ritornare ad Atene, e quando sono uscita di casa e ero per strada per andarmene, mia zia è uscita sul balcone, sulla terrazza di casa loro, mi ha chiamato e mi ha detto: Valeria, sali. Sono risalita e mi ha detto che aveva appena parlato con Lina Wertmüller, che era una sua amica, questa grande regista italiana, che era una sua amica, e che le diceva a telefono: sto per fare un film con Ugo Tognazzi, con Piera degli Esposti e tanti altri attori, Moschino, c'erano Iannacci, c'erano tantissimi attori importanti all'epoca e sempre, e mi serve, non riesco a trovare questa ragazzina che dovrebbe essere la figlia di Ugo Tognazzi nel film. E mia zia, chiacchierona bolognese, ha detto: ma non ho idea, mia nipote ha 16 anni, è appena uscita di casa, sta andando in Grecia, è mezza greca, ma è bellissima la mia nipote, la devi vedere, sai, quelle cose lì, fa la modellina, insomma. Sono risalita, mia zia mi ha spiegato, sono andata a casa di Lina Wertmüller con un altro zio ancora, sempre fratelli di mio padre, e ho conosciuto Lina. E lei mi ha proposto di fare un provino per il suo film. E ti ricordi il tuo primo giorno sul set? No? Sì, me lo ricordo vagamente, ma mi ricordo, sono vari giorni di set in cui Lina mi urlava addosso. Non vi dico le parole che mi diceva, perché è proprio il suo modo. Lina è una persona che mi è molto cara, ed è una persona di famiglia, però sul set diventa cattivissima con gli attori. Io poi ero piccola, non ero bravissima, era anche il mio primo film, per cui me ne diceva di tutti i colori, insomma, colorita. ed è stato il mio primo film interrotto, perché durante il film ho avuto un incidente, non mentre facevo il film, ma durante le vacanze di Pasqua ho avuto un incidente, questo non lo sapete, no? Manca, vedi. Ho avuto un incidente molto brutto di macchina con dei miei amici
e sono rimasta ferita gravemente, fratture, schiene, cose, e quindi non ho potuto finire il film. E, però, insomma, ci sono, ecco, nel film è stata la mia.